a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi book haul degli ultimi 2 mesi, nei quali devo dire che sono stata piuttosto brava con i nuovi acquisti, ovviamente rispetto ai miei standard. Questo perché a aprile non ho acquistato nessun libro, zero titoli proprio, e sono molto fiera di me, penso sia una specie di record personale. Mentre a maggio ci sono stati alcuni sconti particolarmente succulenti, dei quali ho voluto approfittare, quindi sono entrati effettivamente nuovi titoli in libreria. In particolare ho approfittato della promozione Feltrinelli, due titoli a 9,90 e degli sconti speciali che sono stati applicati su IBS e su Libraccio in occasione del mese dei libri e che erano particolarmente succulenti perché si parlava del 65% sugli usati sul Libraccio e del 35% su una selezione di titoli nuovi su IBS. C'erano un sacco di graphic novel, tra l'altro, ma anche molti titoli che hanno un prezzo di copertina elevato, come molti titoli del Saggiatore, ad esempio. Mi sono comunque trattenuta, avrei potuto fare spese molto più folli, però qualche titolo ho voluto accalappiarlo. Quindi, prima di cominciare a mostrarveli, come al solito, brevissima premessa. Ovvero, se vi piacciono i miei video, potete sostenere il canale semplicemente iscrivendovi, commentando, mi piacciando e condividendo i video. Se poi vi va, avete a disposizione anche il mio link di affiliazione Amazon, lo trovate qui sotto nel box informazioni, dove trovate anche il link alla mia wishlist di Amazon, se vi va di fare un regalo al canale. È una wishlist prettamente libresca, quindi magari la potete anche utilizzare per prendere degli spunti se avete dei gusti simili ai miei. E tra l'altro, se vi va, potete seguirmi anche su altri magici luoghi dell'internet. Io vi raccomando, come al solito, sempre Instagram perché lì sono attiva più o meno ogni giorno e insomma spazio un po' di più per quanto riguarda gli argomenti, però insomma c'è anche Facebook, Goodreads, eccetera, eccetera. Date sempre un occhio al box informazioni. Bene, partiamo con i libri e partiamo con la promo Feltrinelli, due titoli a 9,90 euro. Tra l'altro, ci ho lasciato anche il bollino, non l'ho ancora tolto, così proprio da essere proprio pleonastici. Allora, c'era in particolare un titolo che mi interessava in questa selezione, ma visto che appunto se ne doveva prendere due, ne ho scelto un altro che comunque avevo in wishlist e avrei preferito recuperarlo in un'altra edizione, l'edizione Einaudi, però già che c'ero, insomma, il prezzo era molto basso, quindi tanto era un libro che volevo e quindi l'ho preso. Mi sto dilungando inutilmente. Allora, innanzitutto ho recuperato Una donna di Sibilla Aleramo, titolo che io avevo in wishlist da un sacco di tempo. Questo lo trovate disponibile anche su Audible in versione audiolibro. Io mi sa che ne usufruirò perché il font è piuttosto proibitivo, almeno per me. Comunque, in generale, non è proprio agevolissima la lettura perché è un font piccolo, l'interlinea è stretta. Tra l'altro è anche un libro piuttosto breve, quindi mi domando perché sia stato usato un font così infame, però vabbè, per fortuna c'è l'audiolibro. Di che si tratta? È un, possiamo definirlo un classico ormai, della letteratura italiana del Novecento. È stato pubblicato infatti nei primi del Novecento ed è stato un testo in qualche modo rivoluzionario, uno dei primi romanzi a carattere femminista pubblicato in Italia. È un testo molto legato alla vicenda autobiografica dell'autrice e racconta appunto la vita, la storia di una donna, del suo tentativo di emanciparsi e se non ricordo male dai miei vaghi ricordi universitari dovrebbe esserci di mezzo anche una qualche violenza subita dalla protagonista, però non mi ricordo bene, quindi prendetelo con le pinze. Molto curiosa di leggerlo, è veramente uno di quei titoli che ho in wishlist da tanto tempo, da quando appunto ne ho sentito parlare all'università. Non l'ho mai studiato direttamente, non l'ho mai letto per intero e quindi ne ho approfittato per recuperarlo. Tra l'altro so che ha una prosa molto particolare, molto ricercata e io sono grande fan di questo tipo di scrittura, quindi vediamo. Altro titolo che ho preso con la promo Feltrinelli è sempre un romanzo cardine della letteratura italiana del Novecento, però qui ci spostiamo nel dopoguerra, ed è Cesare Pavese con La luna e i falò, che se non ricordo male è stato il suo ultimo romanzo, nonché il suo più famoso. Allora, anche qui Pavese non l'ho mai, cioè ovviamente all'università, avendo studiato lettere,
Se ne è parlato, non è che Pavese è uno sconosciuto per me, però non ho mai studiato direttamente la sua opera in generale, quindi lo conosco poco e mi attira anche poco come autore, a dire la verità, però voglio leggere qualcosa di Pavese, quindi voglio cominciare dal suo titolo più famoso. Sono un po' titubante perché non sono sicura che possa rientrare nei miei gusti. Di suo, ad essere onesta, mi attira più di ogni altra cosa. I suoi diari, il mestiere di scrivere, però prima di cimentarmi con quell'opera mastodontica vorrei almeno leggere qualcosa per quanto riguarda le sue opere narrative. In particolare La Luna e Falò racconta di un ragazzo, Anguilla, che dopo la liberazione rientra nel suo paese natale, nelle Langhe, e qui abbiamo un alternarsi di presente e passato in cui si ripercorre anche la vicenda della lotta partigiana, l'infanzia del protagonista, eccetera. Deve essere un romanzo molto malinconico e dai toni drammatici che ha al centro il tema della solitudine. Sappiamo poi, insomma, che Pavese è morto suicida, quindi sicuramente non è una lettura allegra. Vediamo, vediamo, non so se potrà rientrare tra i miei gusti, però, come vi ho detto, quella di Pavese era, per quanto mi riguarda, una lacuna che andava colmata. Sempre nell'ordine in cui ho recuperato i due titoli di Feltrinelli, ho acquistato anche due volumi che vi mostro, insomma, uno di seguito all'altro, anche perché sono della stessa casa editrice, ovvero Laudino, e trattano argomenti simili. Infatti, per chi non lo sapesse, Laudino è una casa editrice specializzata in testi che parlano di scrittura creativa, manuali di scrittura, manuali che riguardano la narrativa, ma anche ad esempio manuali di sceneggiatura, di recitazione, eccetera. È una casa editrice piccola e che pubblica volumi molto costosi per quanto riguarda il prezzo di copertina, nonostante siano volumi in brossura, e poco curati dal punto di vista dell'impaginazione, proprio della stampa. Mi dispiace dirlo perché in realtà il loro catalogo è estremamente interessante, soprattutto appunto se siete appassionati di questo tipo di diciamo genere, di questo tipo di argomenti. Però vi devo dire la verità, purtroppo i loro volumi sono molto poco curati. Ci accontentiamo, nel senso che sono le uniche edizioni di questi testi che si trovano in circolazione, però vabbè. Allora, io dell'Audino ho letto, un paio d'anni fa credo, Il viaggio dell'eroe di Vogler, che è un testo cardine per tutti gli aspiranti scrittori, perché appunto spiega quella che è la struttura narrativa del viaggio dell'eroe, che sta alla base di gran parte delle narrazioni che fruiamo tutti i giorni, che siano film, videogiochi, serie TV, libri, eccetera. È stata elaborata e teorizzata da Vogler a partire dalla mitologia, ma in realtà è una struttura che poi viene replicata in modo analogo appunto in tutte le narrazioni dell'uomo. Ovviamente è una struttura che ha le sue criticità, è un testo di diversi decenni fa, quindi è stato più volte revisionato, messo in crisi, è stato appunto, ne sono state evidenziate le criticità, eccetera. E in particolare si è fatto notare da una studiosa che si chiama Murdoch come il viaggio dell'eroe sia prettamente maschile. E quindi, nonostante spesso e volentieri questo tipo di struttura venga applicata nelle narrazioni anche alle protagoniste femminili, in realtà non rispecchia quella che è l'esperienza delle donne nella società. Questo perché le eroine, prima di intraprendere la loro avventura, devono superare tutta una serie di ostacoli che invece l'eroe maschio non deve affrontare. Questo perché si dà per scontato che l'uomo, il protagonista maschio, sia appunto il protagonista, sia colui che deve agire, che deve essere al centro dell'avventura, mentre per quanto riguarda la donna, l'eroina, lei deve appunto liberarsi di tutta una serie di costrutti sociali, tutta una serie di impedimenti che la vedono più come una figura di contorno, di supporto, quando non addirittura la meta da raggiungere da parte dell'eroe, piuttosto che la protagonista stessa della storia, l'eroina. Non so se quello che ho detto è suonato sensato, comunque questo è un po' il succo. E appunto ho recuperato Il viaggio dell'eroina di Murdoch, che ha un prezzo di copertina di 18 euro, quindi vedete, altino. Questo è lo spessore, quindi non è un volume neanche troppo corposo, per fortuna, perché è impaginato così, fatto
font medio piccolo, interlinea stretta, scrittura molto fitta. Io già mi sono cimentata con il viaggio dell'eroe, come vi ho detto, anche quello è stato difficilino da affrontare, specie per me, però si può fare anche perché sono testi molto molto interessanti. In pratica, Murdoch parte dal viaggio dell'eroe e elabora la versione dell'eroina. Molto curiosa di leggerlo, ce l'avevo in wishlist da un sacco di tempo, ve l'ho citato in vari video nel corso del tempo, finalmente mi sono decisa a recuperarlo. La mia speranza era appunto quella di trovarlo magari usato per risparmiare qualcosa, ma non avendolo mai avuto l'occasione, nonostante io tenga d'occhio la mia wishlist di libraccio più o meno costantemente, l'ho recuperato nuovo perché voglio leggerlo. Altro manuale di scrittura che ho acquistato. E questo è un classico praticamente per quanto riguarda questo genere ed è Elementi di stile nella scrittura di William Strunk, non lo so come si pronuncia, Junior. Questo ha un prezzo di copertina di 11 euro e per fortuna ha un'impaginazione più accessibile. Vedete, il font è medio, l'interlinea, è abbastanza, insomma, fattibile. È anche un testo piuttosto breve. Tra l'altro, proprio dopo averlo acquistato, poco prima, insomma, poco dopo aver acquistato questo volume, ho iniziato a leggere On Writing di Stephen King. Sì, questo è uno spoiler, di quello che vedrete nel prossimo wrap-up, ovvero On Writing di Stephen King, che ho quasi terminato e mi è piaciuto molto. E proprio nella prefazione al suo volume, King cita questo manuale di Strunk, proprio come uno dei pochi validi che lui abbia letto e che consiglia di leggere. È in pratica una serie di consigli su come scrivere. A questo punto voi vi chiederete: ma perché stai recuperando tutti questi manuali di scrittura? Allora, per quanto mi riguarda, le motivazioni sono due, e ne abbiamo parlato un po' alla fine della diretta con Benedetta, di Libri a Merenda, quella appunto dedicata a Quando tornerò di Marco Balzano. Vi rimando al mio wrap-up in cui vi parlavo di quel libro, ma anche alla diretta che abbiamo fatto su Instagram, che è rimasta salvata. Vi lascio il link qui sotto nel box informazioni. Comunque, dicevamo, i motivi per cui leggo i manuali di scrittura sono due. Il primo è che sono molto utili per leggere più consapevolmente i romanzi. Questo perché spiegano un po' le tecniche narrative, i trucchi del mestiere, eccetera. E quindi è facile poi riscontrarli nei romanzi che si legge e vedere gli errori di scrittura. È più facile individuarli se si ha in mano appunto le teorie che ci stanno dietro. Ad esempio, gli spiegoni, che sono quei momenti in cui due personaggi si dicono. Si parlano e si dicono cose che in realtà entrambi conoscono già molto bene, quindi è inutile che si parlino e si dicano queste cose, è irrealistico, lo fanno semplicemente per il lettore e sono quindi un errore per quanto riguarda la scrittura, non sempre sono facili da individuare, ma nel momento in cui tu sai che cos'è uno spiegone e quindi che non si dovrebbe fare, è più facile che tu lo individui in un romanzo e quindi è più facile per te giudicare se quel romanzo è scritto bene o no. In secondo luogo, l'altro motivo è che io in realtà sono appassionata di scrittura. Mi è sempre piaciuto scrivere fin da quando ero ragazzina, addirittura quando appunto avevo tra i 14 e i 15 anni, durante gli anni del liceo, io scrivevo proprio costantemente, tutti i giorni. Magari non portavo sempre a termine quello che scrivevo, magari la qualità era proprio infima, però era una pratica quotidiana che però nel corso degli anni ho perso e mi dispiace molto, vorrei recuperarla. E i manuali di scrittura, che non sempre sono affidabili, che a volte dicono cavolate, come afferma anche King nel suo libro, però sono utili per intanto acquisire qualche strumento del mestiere che può servire, soprattutto per non commettere errori madornali, ma in secondo luogo mi fanno veramente venire voglia di scrivere, quindi la mia speranza è di tornare a scrivere. Chiusa parentesi sui manuali di scrittura, che è durata anche troppo, passiamo agli altri libri. Veniamo adesso ad un titolo che avevo in wishlist, anche in questo caso da un sacco di tempo, non mi decidevo mai a recuperarlo per il costo, perché non è che il costo fosse eccessivo, però è un volume veramente breve, saranno, non lo so, 80 pagine. E quindi insomma volevo prenderlo in ebook, ma anche in ebook costava tipo 10 euro e quindi rimanda che ti rimanda. Alla fine l'ho trovato usato, quindi a metà prezzo, ma tra l'altro c'erano gli sconti del 65% sul libraccio, quindi alla fine l'ho pagato qualcosa come 4 euro, che è un prezzo giusto, più che giusto per questo volume, che comunque è usato ma in condizioni praticamente perfette, ed è Il mio nemico mortale di Villa Cather.
È un romanzo di cui si è parlato molto online, soprattutto nel momento dell'uscita. Fazzi l'ha promosso molto, io ne ho sentito parlare da diversi account e comunque ciclicamente torna tra le persone che seguo online. L'ambientazione dovrebbe essere quella degli Stati Uniti negli anni 20, il che mi fa un po' pensare allo scintillio del grande Gatsby, ruggenti anni 20, mi ispira molto da questo punto di vista e racconta la storia di una donna, la nostra protagonista, che da giovane ragazza fugge di casa per sposare uno spiantato, perdendo così l'eredità familiare, infatti la famiglia la rinnega. Però questa storia è poi rivista a posteriori perché noi rincontriamo questa ragazza però in età matura che riprende i fili della storia. Non vi dico altro perché cioè, il romanzo è veramente brevissimo, vi faccio vedere anche l'impaginazione, font medio, interlinea abbastanza larga, quindi facilmente leggibile, però vedete che è un volume molto sottile. E vediamo un po', fatemi sapere se l'avete letto perché appunto è molto famoso, molto apprezzato. Io non lo so, credo lo recupererò a breve proprio perché è praticamente un racconto lungo, se vogliamo dirla tutta. Villa Cather è un'autrice abbastanza prolifica, ho visto diversi suoi titoli pubblicati per Fazzi e non solo, quindi vediamo se mi piacerà. Anche il prossimo titolo che vi mostro è piuttosto famoso online, ne ho sentito parlare da vari account che seguo sempre in termini entusiastici, però cambiamo totalmente argomento e atmosfera rispetto al mio nemico mortale e infatti sto per mostrarvi La carne di Emma Glass che io ho acquistato nuovo, questa edizione cartonata su IBS scontato del 35%. Copertina inquietante ma molto bella come tutte quelle del saggiatore. È un romanzo anche in questo caso molto breve, anche in questo caso vi faccio vedere l'interno, font medio, interlinea molto larga, quindi facilmente leggibile. Tra l'altro anche questo lo trovate disponibile su Audible in audiolibro, nel caso vi interessi. Ed è appunto un romanzo o comunque un racconto lungo molto particolare perché è una sorta di allegoria. Nel senso che i protagonisti di questo romanzo sono cibarie, perché abbiamo la protagonista che è una pesca, ma è circondata anche da altri cibi, e in particolare la storia prende avvio da una violenza che questa pesca subisce da una salsiccia, che detto così sembra una roba ridicola, ma in realtà so essere un testo molto pesante, molto d'impatto dal punto di vista emotivo, proprio perché quello che poi si va a sviscerare è una tematica molto forte, che è quella appunto dell'abuso, della violenza sessuale. Quindi molto curiosa di leggerlo, magari in un momento sereno della mia vita. E, tra l'altro, Emma Glass ha pubblicato anche altri titoli per il saggiatore che mi sembrano tutti molto interessanti, quindi partirò da questo, ma spero che mi piacerà e quindi poi recupererò anche gli altri. Rimaniamo in tematiche vicine al femminismo, alle questioni di genere, eccetera, con questo saggio, che anche in questo caso l'ho scoperto grazie a un corso universitario, anche se ovviamente non era oggetto del corso, ma me lo sono segnato in wishlist, l'ho trovato appunto scontato su IBS nuovo al 60% e ho deciso di acquistarlo perché invece dei 14 euro di copertina l'ho pagato tipo, non so, 4, 5 euro, qualcosa del genere. Quindi non avevo urgenza di leggerlo, però non potevo lasciarlo lì. Ed è questo qui, Misoginie, l'inferiorità delle donne nel pensiero moderno di Paolo Orvieto. Paolo Orvieto è un critico letterario e studioso che io già conosco, ho letto alcuni suoi testi appunto all'università, prevalentemente però dedicati alla letteratura del 400, alla letteratura umanista. Questo testo invece è dedicato a come le donne sono percepite all'interno del pensiero moderno, quindi si parla di 8 e 900 ed è suddiviso in due parti. La prima parte raccoglie una serie di saggi in cui l'autore appunto analizza la percezione delle donne da parte di alcuni studiosi, scrittori, pensatori, alcuni in chiave positiva, come ad esempio Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Angela Carter, eccetera, altri invece da un punto di vista più misogino, come ad esempio, che ne so, Darwin, Baudelaire, eccetera, mettendo quindi a confronto queste diverse posizioni. La seconda parte invece è proprio un'antologia di testi, questo per far capire come la misoginia sia un sentimento
antico e come sia sviluppata all'interno del pensiero moderno, all'interno della letteratura moderna e contemporanea, come si sia appunto sviluppata nel tempo. Sono molto curiosa di leggerlo, mi farà molto arrabbiare sicuramente, però credo sia un testo importante, soprattutto per gli appassionati di letteratura come me. Questo volume è edito da Salerno, che è una casa editrice specializzata in testi di carattere letterario, critica letteraria e saggi storici. Il livello è accademico in generale, quello dei loro testi. Varia un po' da collana a collana, però tendenzialmente sono opere di professori universitari, di studiosi di un certo livello, quindi non vi so dire quanto sia accessibile e se sia effettivamente un testo di divulgazione, questo di Paolo Orvieto. Nella mia esperienza i suoi testi non sono mai particolarmente difficili, però ecco, non lo consiglierei proprio a tutti non avendolo ancora letto. Vi farò sapere quando l'avrò letto se è accessibile o meno. Intanto vi posso dire che sono molto molto curiosa. Rimaniamo in ambito letteratura saggistica perché ho finalmente recuperato, sono troppo felice, Leopardi di Pietro citati. Io questo volume ce l'ho in wishlist da tempi immemorabili. Non mi decidevo mai a recuperarlo, ma l'ho trovato usato, scontato al 60%, quindi non potevo lasciarlo lì, soprattutto perché adesso ho alle spalle la lettura di un altro libro di citati, ovvero Tolstoi, che è stata una lettura stupenda, che mi ha veramente conquistata, citati ha una penna incredibile e quindi assolutamente non potevo farmi sfuggire la sua monografia, biografia su Giacomo Leopardi, che tra parentesi è il mio poeta preferito, lo adoro. L'ho studiato all'università, ho fatto un intero corso su Leopardi, però appunto voglio leggere anche che cosa ne ha scritto citati. Vi faccio vedere l'interno, purtroppo, come spesso succede con l'economica di Mondadori, il font è medio, però l'interlinea è stretta, vedete la pagina com'è fitta, però devo dire che io mi trovo molto bene con il font utilizzato da Mondadori, proprio questo tipo di font, che è una specie di Garamond, non so bene, però lo trovo molto confortevole dal punto di vista della lettura, anche quando la dimensione non è proprio agevolissima. Quindi vediamo. Non vedo l'ora di leggerlo, questo veramente non vedo l'ora di leggerlo perché Leopardi l'ho veramente amato, così come ho amato la scrittura di citati. Ho anche un altro libro suo in libreria, ma quello è dedicato a vari autori, vari scrittori, vari romanzi dell'Ottocento italiano, scusate, europeo e statunitense, e quindi voglio leggere un po' più di classici prima di dedicarmi a quello lì. Questo invece è tutto dedicato al mio amatissimo Giacomo, quindi spero che troverò il tempo di leggerlo a breve. In realtà, il problema è sempre lo stesso: troppi libri, troppo poco tempo. Questo book haul è pieno di saggi, me ne rendo conto adesso perché sempre sul libraccio usato ho recuperato anche Fare i conti con i classici di Mary Baird, edito da Mondadori. Questo volume è andato fuori catalogo per un periodo, ora dovrebbe essere nuovamente disponibile, ma io appunto l'ho recuperato usato. Questa edizione è incartonata, non so se sia mai uscita anche in brossura. Ha tra l'altro una copertina che mi piace molto, se devo dire la verità. Mary Beard è una saggista che io già conosco, di lei ho letto un breve una raccolta di due suoi discorsi che si chiama Donna e Potere, veramente molto molto bello, interessante. Questo è un volume decisamente più corposo, vi faccio vedere l'impaginazione. Ed è un saggio dedicato ai classici, intesi come classici greci e latini. In particolare, l'autrice vuole mostrare l'attualità di questi testi. Non sono così distanti da noi come crediamo. È importante invece farci i conti, è importante leggerli e studiarli. Questo perché la cultura greca e la cultura latina hanno avuto un'influenza fondamentale su quella che è la cultura europea e occidentale, e quindi questi autori classici sono molto più vicini a noi di quanto non pensiamo, e quindi è importante studiarli e dialogarci. Questo dovrebbe essere un po' il succo del saggio. Sono molto curiosa, mi fido dell'autrice, ho in wishlist suoi diversi titoli, alcuni proprio dedicati alla storia greca e romana.
Vediamo un po', perché questo è uno di quei libri che parlano di libri che avevo in wishlist da un po' e sono molto contenta di averlo recuperato. Non so se lo leggerò a breve, però per quanto l'ho pagato ne valeva assolutamente la pena. Infine, chiudiamo con un graphic novel. Ovvero Le ragazze del Pilar, questo è il volume 1 di Turconi, Teresa Radice e Stefano Turconi, ho sempre paura di invertire nomi e cognomi, una coppia d'autori che io già conosco e apprezzo particolarmente. Questo è il primo volume di una serie dedicata appunto alle ragazze del Pilar. Il Pilar è uno delle location del graphic novel Il Porto Proibito, che è stato un po' uno dei titoli più famosi che ha lanciato effettivamente questi due autori nel mondo dei graphic novel e che io ho apprezzato particolarmente. Si tratta di un bordello e quindi questa è una serie antologica nella quale vengono raccontate le vite e le storie di queste ragazze che lavorano al Pilar. Il prezzo di copertina è di 19 euro, io l'ho acquistato su IBS con il 35% di sconto. Vi faccio vedere l'interno perché Turconi è una garanzia per quanto riguarda il disegno, i loro graphic novel sono sempre veramente disegnati benissimo, sono proprio una gioia anche solo da sfogliare. Diciamo che questa serie di fumetti sulle ragazze del Pilar non era proprio in cima alla mia wishlist. Però, visto quanto era scontato e visto che sono due autori che io apprezzo molto, ho deciso comunque di recuperarlo. L'ho pagato qualcosa come 10-11 euro, quindi insomma per un graphic novel ne valeva la pena. E mi sono trattenuta in realtà perché c'erano altri titoli di Bao Publishing in sconto, tra l'altro sconto del 35% che non trovate mai perché anche quando la casa editrice fa gli sconti, lo sapete, per via della recente legge, sui libri, sulla lettura. Mi fa ridere, ma insomma, non si può, le case editrici non possono scontare i libri più del 20%, quindi era un'occasione veramente ghiotta. Ma adesso basta parlare di soldi che sono volgare, chiudiamo il video, io spero che l'abbiate apprezzato, come avete visto è un boccone un po' contenuto rispetto al solito, fatemi comunque sapere se avete letto qualcuno di questi libri, se vi interessa leggerli, cosa avete acquistato voi di recente, io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e noi ci vediamo nel prossimo video.